una giornata di grande festa, Epifania e ovviamente l'appuntamento con il tradizionale trofeo Otto Ghinzani, giunto alla 35esima edizione. Presidente Renato Fontana, per l'appunto c'è tanta attesa e al via ci sono tanti corridori, nonostante il maltempo. Purtroppo il maltempo ha rovinato un po' quello che era il percorso. Fino a giovedì era splendido, ieri tutto il giorno, anche questa notte, dispiace molto, anche per il motivo che su 200 e passa corridori iscritti sarà all'incirca vicino ai 150, ne mancano parecchi, non posso dire niente. Troveranno un po' di acqua, un po' di fango, un po' di tutto e spero che vada tutto bene. Renato, tu e il tuo staff siete sempre pronti, sempre sul pezzo, insomma sono stati giorni davvero impegnativi perché, come detto, il maltempo chiaramente ha inciso parecchio. È vero, cominciamo i primi giorni di novembre a pulire i percorsi, i sentieri dai rovi, dalle piante, anche quello è stato un lavoraccio perché c'è stato abbattimenti del vento, delle tante piante, abbiamo dovuto intervenire, ci dà tanto lavoro, poi l'età avanza e sempre dura. Comunque io sono sempre contento di portare avanti questa gara, anche, era anche una gara che piaceva molto anche mia moglie, e finché ho la forza vado avanti. Anche perché poi hai uno staff che ormai ti è vicino da sempre, non si molla mai, perché poi il vostro motto è questo. Sì, devo ringraziare tutti i volontari che aiutano i primi 8-10 che lavorano sui percorsi e poi anche il giorno della gara rispondono, vengono e sono molto contento e ringrazio veramente tanto questi ragazzi, questi volontari che non dicono mai di no e ci tengo a ringraziare veramente. Prima gara dell'anno, si inizia così il 2024, 26 chilometri, percorso che darà spettacolo. Il percorso è ancora uguale a quello dell'anno scorso, c'è un piccolo modifico qua sul finale perché è un campo che c'era il sentiero, il proprietario ha portato via il sentiero, ho dovuto aggirare nel boschetto, però è sulla stessa linea dell'anno scorso e va bene così come percorso, teniamolo così. E la pedalata ecologica? Quella non so quanti sono iscritti, partiranno 5 minuti dopo la gara effettiva e vediamo, poi faccio in bocca al lupo e devo ringraziare perché sebbene il tempo è quello che è, però hanno aderito ugualmente, devo dire grazie. E allora pronti per viverci? Fra qualche minuto dammi il via e poi che vada bene tutto e quando è finito tutto poi mi rilasso. E con le immagini di Battista Berisio e di suo figlio, chiaramente metti di channel sempre sul pezzo. Ecco, un'altra cosa, devo ringraziare molto anche l'autosalone qua di Ghinzani che da 35 anni ci sostiene e grazie a loro ho la possibilità di fare questa gara e grazie mille a loro. Allora via, andiamo a vivere questa 35esima edizione. Bocca al lupo a tutti. Stefano Pedrinazzi,
Gara partita, emozioni a fior di pelle. Sì, guarda, è sempre una grande emozione il fatto di essere qua. Il 6 di gennaio fare la prima gara in Lombardia dal fuoristrada, per cui devo sempre ringraziare Auto Ghinzani e la società organizzatrice per l'impegno che ci mettono, e devo dire che c'è un bel lotto di partenti, e questo vuol dire che c'è sempre entusiasmo, c'è sempre voglia di partecipazione. La Lombardia risponde sempre presente.
aspettiamo di caldo. Sono Nicola Ballini e vi aspetto nel mio studio di Tor Bre Casaglia.
Lo sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà. Thank you.
Grande protagonista Michele Piras, ti sei rifatto alla grande. Lo scorso anno sfortunato e quest'anno invece sei arrivato solo al traguardo. Sì, diciamo che è andata bene quest'anno, ci volevo provare, ce l'abbiamo fatta. Anche perché l'anno scorso ero caduto all'inizio e avevo chiuso tredicesimo. Una gara che ti piace parecchio? Sì, mi è piaciuta parecchio, è il secondo anno che la faccio, era già un po' che la volevo partecipare anni passati ma non ero mai riuscito, continuerò a farla probabilmente. Diciamo che oggi il percorso era particolarmente impegnativo visto comunque il fango. Sì, oggi abbastanza perché ha piovuto ieri nella notte, anche oggi qualche goccia scendeva, era bello infangato, c'era un po' di pozze, però è una mountain bike questo. Però hai dimostrato che riesci a divertirti anche con queste condizioni. Sì, sì, assolutamente, ma a parte che a me piace correre nel fango, quindi ci sguazzavo. L'abbiamo notato questa vittoria che, insomma, che ti aspettavi? Aspettavo no, mi sembrava di pedalare abbastanza bene, ma non sai mai come può andare una gara, finché non arrivi al traguardo. E hai deciso di lanciare il tuo attacco l'ultimo strappo? Ma ho allungato sullo strappo duro in salita a metà gara, ma mi ci sono trovato, è vero, non era previsto allungare così. Poi ho visto che pedalando col mio passo me ne andavo via, allora ho proseguito. E quando hai visto, quando hai capito che ce la stavi facendo? Ma sullo strappo ho visto che me ne stavo andando via e nei piani ho visto che comunque non mi rientravano, ho cercato di tenere duro, poi ce l'abbiamo fatta arrivare al traguardo. E c'è questa dedica particolare, bene, speciale? La dedico alla mia compagna che è Cristina, che viene, mi sostiene sempre alle gare. E guardando al calendario, prossimi appuntamenti, prossimi obiettivi? Ma prossimi, adesso abbiamo una corsa tappe in Spagna, io e il mio amico Marco Rebagliati a fine febbraio, poi altro vediamo col susseguirsi della stagione. Ed ora facciamo un salto indietro nel tempo, Ambrogio Nolli, primo direttore sportivo di Marzio Deo, che corsa è stata? Ma secondo me è stato uno veramente delle persone che ha fatto vedere cosa vuol dire andare in mountain bike divertendosi, facendo tanta fatica e incazzandosi, perché non è un atleta molto tranquillo in gara, però veramente è stato un esempio per tutti i nostri ragazzi che quando si vuole qualcosa si riesce a ottenere con tanti sacrifici e impegno, e lui l'ha dimostrato, è sempre stato un grande atleta. Ambrogio, tu peraltro con il team Le Marmotte sei ancora vicino ai più giovani, e si parla di un'academy? Sì, esatto, quest'anno partiamo un abbinamento con KTM Academy e Le Marmotte, quindi vediamo un attimino di incominciare a creare quella formazione dei ragazzi che devono diventare degli atleti e non solamente dei corridori così, ma proprio degli atleti al 100%. Un grande esempio, un grande punto di riferimento, Marzio Deo, oggi ti aspettavamo ancora trionfante, questo 11 tarda ad arrivare. Vabbè, penso che con le 10 vittorie ho chiuso il mio capitolo vittorie assolute qua a Calusco d'Adda. Questa gara mi fa sempre piacere partecipare, anche perché è la gara più storica d'Italia con le sue 35 edizioni. Io ho partecipato i primi anni, l'ho sempre saltata perché dicevo che il 6 di gennaio è troppo presto, vado a sciare così, però da quando sono con l'Olimpia, dal primo anno con l'Olimpia, non sono più mancato nessuna edizione. Oggi avrei voluto fare un buon risultato, come ho sempre fatto, purtroppo ho avuto dei problemi meccanici subito dall'inizio, e ciliegina sulla torta, gli ultimi 3 chilometri anche una foratura, per cui sono arrivato sul cerchio. Qui ho voluto onorare al meglio la gara e concluderla lo stesso. Primo di categoria? Credo di sì, non ho ancora visto le classifiche, però da come ho visto la corsa pensavo, sì, mi aveva superato qualcuno nella prima parte, però dopo ho recuperato ancora qualche posizione, sì. Ti aspettiamo nel 2025? Ma finché corro mi sono detto che a Calusco non posso mancare, visto che è la più storica. Io sono uno dei biker più storici d'Italia, per cui possiamo fare una bella abbinata. Presidente Renato Fontana, è terminata la fatica, si tira un sospiro di sollievo? È passata, sono contento, anche prima di partire un po' teso, un po' agitato, perché il percorso così intuppato dall'acqua di ieri e questa notte avevo un po' paura anche delle cadute e via dicendo. Invece ho visto che anche ho chiesto un po' i corridori, sì, patanate a certi punti, ma è andata via bene, dai.
grande spettacolo, l'avevamo detto, c'è stato insomma poi grande protagonista l'impresa di Piras. L'ho saputo prima, chi viene da Savona, è venuto su ieri sera, già aveva corso l'anno scorso, quest'anno si era preparato bene e ha vinto bene, ha fatto tutti i passaggi in testa. Non lo so di sicuro, ma penso che abbia vinto anche il traguardo volante Croce Paris all'ottavo, nono chilometro. E poi in cima ai Verghi ero alla presente, l'ho visto passare, poi ha allungato, è andato forte veramente. E tra gli avversari, sfortunato Deo? L'ho visto arrivare un po' indietro già sui Verghi, non capivo il motivo. Poi alla fine, dopo l'arrivo, gliel'ho chiesto, ho avuto un problema alla forcia della cartuccia, l'ho cambiata ieri, non rispondeva bene, bacchettava in pianura e avevo un po' paura, ha lasciato andare un po' e poi ho tenuto la sua regolare andatura. E alla fine, fra l'altro, poi nel boschetto mi sembra che abbia forato, è arrivato con la ruota a terra spianata, però ha fatto tempo ancora a vincere di categoria. Non molla mai, anche lui. Non molla mai. È l'immortale. È enduro, è quello che ha vinto più di tutte le edizioni qui, ne ha vinti 10. Tra l'altro uno l'aveva anche vinto, poi è stato postato al secondo posto, gli è bruciato un po'. Vabbè, lo capisco. Renato, grande gioco e lavoro di squadra. L'hai detto all'inizio, con tanti volontari e tanti sponsor chiaramente vicini. Sì. Come ho detto prima, tanti sponsor, tanti volontari e devo dire grazie veramente a tutti quanti di quello che stanno facendo, da mio fratello, anche mia figlia che mi supporta e mi aiuta parecchio nella parte tutta burocratica, lei che porta avanti tutto e ha preso poi il posto di sua mamma, comunque sono stati bravi tutti. Ecco, tra l'altro la corsa appunto nel ricordo di Rosa e di altre persone che avevano la passione per il ciclismo. Ne è venuto a mancare parecchi, papà Arturo che è quello che ha aperto la concessionaria Ghinzani, papà, e in sua memoria. E poi io da quando è venuto a mancare lei, che ci teneva molto a questa gara, perché toccargli tutto con la gara del 6, e in memoria di lei da quando è venuto a mancare nel 14, abbiamo perso quell'anno lì della malattia e poi l'anno del Covid. Altrimenti 37esima edizione sarebbe la più longeva d'Italia. Ed è una grande soddisfazione. Sì, c'era il sorriso che era davanti, poi mi sembra che a 30esimo si è fermato, noi abbiamo continuato e spero e mi auguro di continuare ancora. Presidente, guardiamo al 2025, cosa bolle in pentola? Beh, innanzitutto di riuscire ancora a metterla in strada la gara e poi facilmente ci sarà qualche modifica, perché già da questa mattina abbiamo avuto un problema, poi siamo riusciti a passare sulla tangenziale sud del paese che viene tutta bloccata, c'è una strada nuova che va a finire sulla Rivierasca e facilmente l'anno prossimo dovrò forse la rotonda lì della Comestì girare a destra e inventare qualche percorso in alternativa per allungare quei 2 chilometri che mi mancano dall'inizio. Quindi lavori in corso, non ci si ferma lo stesso, nei prossimi giorni cosa farai Renato? Ma devo dire la verità, ho smesso anche di lavorare, ho chiuso attività e sono veramente in pensione e dovrò occupare il tempo magari di lavorare più anche i percorsi, i sentieri e magari qualche viaggio un po' in montagna, che mi piace molto la montagna, quando arriva la primavera con la mia bike e il nostro gruppo che ci segue. Renato, ringraziamenti finali. Allora, ringrazio tutti, veramente quelli che hanno partecipato, che sono stati bravi e coraggiosi, anche quelli che non hanno partecipato per il brutto tempo, però li invito l'anno prossimo e speriamo anche che ci sia una bella giornata. Grazie veramente di cuore a tutti. 6 gennaio 2025.